Le macchine volanti di Leonardo da Vinci. Le invenzioni di Leonardo da Vinci ricoprivano un gran numero di campi, ma il settore che con molta probabilità lo ispirava maggiormente era l'aviazione. Sebbene fosse spesso vincolato dai limiti tecnologici del XV secolo e i suoi progetti erano talvolta imperfetti, le macchine volanti di Leonardo mostravano una mente scientifica, creativa e lungimirante, e molto più avanti rispetto a molti dei suoi contemporanei. L'ornitottero. A differenza dei velivoli che siamo abituati a vedere al giorno d'oggi, i quali hanno un'ala fissa, le ali di un ornitottero oscillavano su e giù come quelle di un volatile. Da Vinci non fu la prima persona a pensare a qualcosa di simile per volare. Anzi, possiamo ritrovare la descrizione di un ornitottero nel Ramayana, che è stato scritto tra il V e il I secolo a.C. Diversi furono i tentativi di spiccare il volo prima di Leonardo, anche se sembra più probabile che qualcuno sia riuscito a fare una planata controllata piuttosto che un vero volo. Quando cercava l'ispirazione per la sua macchina volante, Leonardo prendeva spunto dalla natura, basando il suo progetto sul volo di pipistrelli e uccelli. Famosa è la sua citazione dove dice che «la sottigliezza umana non potrà mai escogitare un'invenzione più bella, più semplice e più diretta della natura, ed è per questo che nelle sue invenzioni non manca nulla e nulla è superfluo». Nell'ornitottero di Da Vinci il pilota si sarebbe trovato a faccia in giù, appoggiato su una tavola di legno al centro del macchinario. Il telaio sarebbe stato fatto con legno di pino, mentre le ali in seta grezza e dovevano essere appuntite come quelle di un pipistrello. L'apertura alare sarebbe stata di 10 metri e messa in moto da una manovella che azionava un sistema di carrucole. Per sterzare ci si serviva di un copricapo e un'ulteriore manovella sarebbe stata disponibile nel caso in cui il pilota avesse avuto bisogno di generare ulteriore potenza. Sebbene non esistano prove che il macchinario sia mai stato costruito, per non parlare del fatto che sia mai stato testato nel corso della vita di Leonardo, egli è probabile che sia stato consapevole del fatto che un volo prolungato sarebbe stato improbabile, poiché nessun uomo sarebbe mai stato in grado di generare la potenza necessaria per il decollo. L'elicottero di Leonardo. Nonostante i cinesi abbiano avuto il merito di elaborare per primi il concetto di volo a rotazione, e anche se il principio di base rimane lo stesso, la vite aerea di Leonardo da Vinci è considerata il primo tentativo di progettare un elicottero, e la sua invenzione è ciò che gli assomiglia maggiormente. Il macchinario era costituito da una piattaforma centrale e circolare, dove si sarebbero trovati i piloti, un lungo albero e una grossa struttura elicoidale fatta di tela di lino inamidata. I piloti avrebbero azionato il congegno spingendo delle manopole che a loro volta avrebbero ruotato attorno all'albero e in teoria avrebbero dovuto creare la spinta necessaria per sollevare il macchinario. Sebbene il progetto di Da Vinci fosse indubbiamente in anticipo sui tempi e dimostrasse una chiara comprensione della fisica e del fenomeno che permette agli elicotteri di oggi di decollare, la tecnologia del tardo XV secolo non si era semplicemente evoluta al punto di riuscire a costruire una macchina volante funzionante. Non c'è nemmeno stato il tentativo di realizzarne una durante l'epoca di Leonardo, ma le ricostruzioni moderne hanno dimostrato che il macchinario era semplicemente troppo pesante per decollare. Il paracadute. Per Leonardo è stata forse l'invenzione più di successo nel campo dell'aviazione. Da Vinci credeva fermamente che se una persona avesse impiegato un telo di lino sufficientemente grande, si sarebbe potuta lanciare tranquillamente da qualsiasi altezza e atterrare senza farsi alcun male. Ciò che rimane di tutto ciò è un frettoloso schizzo dell'idea disegnato a margine di uno dei suoi numerosi quaderni, il quale raffigurava una persona che penzolava al centro di una struttura piramidale appuntita. Il telo in lino era sostenuto da una cornice di legno, composta da una base quadrata di 12x12 metri, con quattro corde che si congiungevano verso un punto centrale, esattamente come nelle sue altre macchine volanti. Ma il paracadute di Da Vinci è rimasto prevalentemente un'idea mai realizzata. Iscriviti e attiva la campanella per non perderti i prossimi episodi di Storici Subito. La storia non è mai stata così semplice.